Ciao ci unicorni! Io sono Corinne. E io sono Andrea. E oggi siamo in macchina perché stiamo andando a fare un giro nel supermercato. Perché ho pensato, ma perché non facciamo una 24 ore challenge dove mangiamo soltanto cibi di un solo colore? E oggi mangeremo solo cibi di colore... Verde! Vediamo cosa riusciamo a trovare. Allora, secondo me col verde ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Però, certo, ci sono magari verdure... Cose che a noi non è che ci fanno proprio impazzire, però cerchiamole bene queste cose. Dai, cerchiamo qualcosa di sfizioso, penso di trovarla. Mi raccomando, scrivete giù nei commenti il prossimo colore, quindi se volete voi scegliere il prossimo colore, arriviamo a 500 like proprio per fare la prossima sfida di un solo colore cibo 24 ore. Iniziamo a fare la spesa. E ovviamente col verde, guardate quante cose ci sono, ma non possiamo prendere tutto e soprattutto sono tutte verdure. Però ho ad occhio dei piselli e quindi i piselli ovviamente non possono mica mancare, le zucchine assolutamente. E poi vabbè, non c'entra niente, i peperoni. Come i peperoni? Per le bimbe. Ah, perché sono rossi. Sì, sì. Poi abbiamo trovato i sofficini e io ho rotto la scatola, però l'ho presa questa qua rotta. Ma dai. Va bene lo stesso, quindi l'ho presa. Poi gli yogurt al pistacchio, non so se ci rimangeremo, ma comunque intanto li ho presi. Dovrebbe essere verde. Vabbè, dentro sono verdi. E poi il succo di frutta, kiwi e mela. Sembra buono. Ma ho dei dubbi. E poi le spugne verdi. Ma non si mangiano. Sono verdi. Ed eccoci qui in un nuovo giorno per iniziare la nostra 24 ore challenge soltanto con il cibo verde. Io in occasione mi sono messa la mia maglietta verde, bellissima. Allora vi facciamo vedere in generale quello che abbiamo acquistato di verde. Mangeremo questa pasta mai mangiata, c'è scritto piselli verdi. Allora la confezione è gialla. Vabbè, beh, no. La pasta è verde, la confezione è gialla. Mela verde. Piselli verdi, cioè... Hai visto piselli di altro colore? Vabbè, comunque, no. Piselli verdi. Poi yogurt al pistacchio, vabbè, fuori è blu ma dentro è verde, raga. Poi i kiwi, ragazzi, cioè i kiwi sono i kiwi. Che fuori è marrone ma dentro è verde. Sì, infatti. Poi questo qui che succo. C'è scritto kiwi mela, va bene. Perfetto. Le zucchine, che devo capire ancora come farle, sempre se le farò. Infatti ho preso anche un'insalata, sì, lo so, c'è l'arancione ma non c'avevo uno quella singola. I sofficini. Che sono verdi. Verdi, sia nella confezione ma sono anche gli spinaci. Infatti, quindi perfetto, top. Perfetto. E come acqua, regà, ho trovato la levissima che aveva il tappo verde. Non c'era l'acqua verde, quindi. Non esiste l'acqua verde. Esiste l'acqua verde? No, io direi che possiamo iniziare intanto con la colazione perché sto morendo di fame. Il nostro Andrea sta già preparando la colazione con il kiwi. Che dovrebbe essere verde. Ma non ho capito perché questa volta è giallo. Cioè raga, doveva essere verde il kiwi. Quando mai si è visto un kiwi giallo? Forse è maturo? Vabbè, comunque il kiwi è verde, quindi punto. Vabbè dai, vale lo stesso. Sì, abbiamo anche la mela, quindi top colazione. Allora, abbiamo anche il pelamela, come si chiama? Rigorosamente verde. Verde. Ma io vorrei capire una cosa, mi spiegate perché gli unici kiwi gialli li abbiamo trovati nel supermercato? Ma dai, ma ogni volta sono sempre verdi i kiwi, perché è giallo? No, vabbè raga, ci servivano verdi, li abbiamo sempre mangiati verdi, oggi sono gialli. L'unico kiwi al mondo giallo l'abbiamo beccato noi. Mi raccomando, scrivete voi giù nei commenti il prossimo colore, cioè... La prossima volta, la prossima settimana, come lo volete questo colore? Marrone, giallo e rosa, rosa un pochettino. Nero, viola, wow. Io devo assolutamente annusare perché non ho mai bevuto un succo a il kiwi e... Vabbè, ma sarà buono. Non mi fa impazzire. Dai, versa. Secondo me sarà buono. Allora, è giallo pure questo. Ma dai, raga, no, ma anche questo giallo. Ma è no. Giallo, ma deve essere verde. Ma perché è tutto giallo? No, vabbè, no, non ci posso credere. Comunque assaggiamo. Vabbè, perché sto morendo di fame. Ma sembra il 24 ore giallo. Ma vabbè. Mi puzza. Com'è? Ah no, è buono. Ah, meno male. E tu che stai facendo? Dai, vediamo. Mangio il kiwi giallo, ma è verde. Com'è questo kiwi? Io ho paura a mangiarlo, perché giallo non l'ho mai visto. No, è buono. Buona? Buono. Io sto mangiando la mela. Ma che buona la mela verde. La mela verde è buona. Che poi la mela verde è verde fuori, ma dentro è bianca. Ragazzi, colazione buona. E iniziamo a preparare il pranzo. Quindi, oh,
mi è caduto un pisellino, no! Allora, ho preparato intanto la pentola dove metterò i piselli e mentre qui ho preparato anche già l'acqua che tra un po' dovrebbe bollire perché facciamo la pasta. Quindi vado a mettere un po' di piselli qui nella ciotola. Ma penso che così vanno bene, vabbè, ok, così, perché non voglio fare troppa crema. Poi vado a mettere un pizzico di sale, così, e poi adesso accendo e li faccio un pochettino, diciamo, saltare in padella. Perfetto, così li lascio un pochettino, adesso ci aggiungo un pizzico d'acqua, li chiudo e ci vediamo tra poco. E mentre i piselli stanno cuocendo è arrivato il momento di pesare la pasta. Devo dire che io questa pasta non l'ho mai utilizzata, non so come sia e soprattutto non so nemmeno il colore, quindi allora accendiamo. Ogni volta questa cosa mi si accende, mi si spegne da sola e non capisco niente. Perfetto, vediamo il colore. Ok, allora io direi che sul colore comunque ci siamo. Io ho abbastanza fame e anche il nostro Andrea. Ecco, in più dopo andremo in palestra, quindi dobbiamo riempirci lo stomaco. Ok, ecco qui la nostra pasta. Sì, devo dire che il verde c'è. La pasta è quasi pronta e quindi adesso devo andare a fare la cremina di piselli. E guardate che sono belli e sono super verdi questi piselli. Adesso io vado a creare la crema e quindi schiacciamoli. Mamma mia, che odorino! Sì, e stavolta visto? Devo dire che è veramente tutto verde. Tutto verde, cioè assurdo! Tra allora, bello no, fosforescente, tipo sì, il tuo maglione. Sì, tipo il mio maglione. Non ho messo la cipolla, di solito ci metto la cipollina, di solito ci metto... La cipolla altri colori, è bianca e quindi non va. E vabbè, però ora ci metterò il formaggio, anche se è bianco, raga, non me ne vogliate, però il formaggio ci sta. Dai. È bianco, il formaggio verde non esiste. Bellissima, super verde. Yeee! E ci siamo, raga! Allora, a parte che è bellissimo da vedere, cioè, però va bene. Super verde. E l'odore? Non è niente male, quindi è... L'odore è piselloso! Pasta ai piselli con piselli. Mamma mia, io vado subito all'assaggio. Più verde di così? Più che altro io so come la crema di piselli perché a me piace, però non so questa pasta. È tutto un pisello. Tutto un pisello. Pisello più pisello uguale. Sì, va bene, dai. Pisello al quadrato. Pisello al quadrato e devo dire che questa pasta alla fine tanto male non è. Buon appetito. Buon appetito. E siamo arrivati alla cena e stasera ci mangiamo i sofficini. È una vita che io non mangio i sofficini, anche se devo dire la verità mi piacciono un sacco, ma la volete sapere una cosa? I sofficini agli spinaci non li ho mai mangiati perché dicevo sempre i sofficini agli spinaci. Però Andrea mi ha detto secondo me sono veramente buoni. Tu li hai mangiati, vero Andrea? Io sì, buonissimi. E io invece no, quindi andremo a fare questi. Adesso li apriamo. Ma c'è qualche regalo, Carletto, qua? Mi dà, ti ricordi quando c'era Carletto? Non c'è niente. Manco dai, Carletto, no. Ci ha abbandonato pure Carletto. Che poi i sofficini sono arancioni, no? Però ora dobbiamo vedere il ripieno e soprattutto la scatola. Quindi andiamo a disporre i sofficini. Così, che carini che sono. Sono super belli, ok. Il forno già il nostro Andrea l'ha acceso. La confezione la possiamo buttare, riciclabile? Sì. Quindi va bene, poi la buttiamo. Quindi, il tempo della cottura. Il tempo della cottura e poi prepariamo l'insalata. E qua c'è il nostro Andrea. Ah, pronti? Sono pronti? Sì. Impiattiamo e possiamo mangiare. Mamma mia, che odorino, che fame. E qui abbiamo la nostra insalata. Beh, devo dire che qualche altro colore in mezzo c'è, però se la vediamo dai, così è, verde, è totalmente verde. Quindi il contorno ce l'abbiamo. E qui abbiamo i nostri sofficini. Eccoci qua, mamma, sembrano mia, gialli, arancioni. Sì, beh, sembrano, cioè fuori sono così. Andiamo allora, al taglio. L'odore è buono. E okay, dentro comunque sono... sono verdi. Soprattutto sono bollenti perché guarda il fumo che sta uscendo, quindi io lo soffio un po'. Ragazzi, sono bollenti, cucinati a 220 gradi. Assaggiamo, okay. E c'è anche l'insalata, ovviamente. Mmm. Mmm. Mmm.
Ma sono così buoni quella. Fra gli spinaci e ovviamente l'insalata, perché no, buonissimi. Mi sono spocata. Cosa ne pensi? Ti sei ricreduta sugli spinaci? Vuoi? Gli spinaci, gli spinaci i sofficini con gli spinaci promossi. E devo dire che questa challenge 24 ore col verde tanto male non ci andava. Kiwi, mele, pasta con i piselli, pasta ai piselli e soprattutto i sofficini e spinaci, buonissimi. Quindi, giornata finita? Sì, assolutamente sì, super promossa questa giornata. Scegliete giù nei commenti il prossimo colore. Noi continuiamo la nostra buonissima cena, vi mandiamo un grandissimo bacio. Ciao! Vi vogliamo bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Noi continuiamo a mangiare tutto verde, va bene? Ma sono buonissimi questi quelli spinaci.